Più lavoro e più sviluppo per l'Abruzzo. Scendono in piazza in maniera unitaria CGIL, CISL e UIL con una manifestazione organizzata a Lanciano per il prossimo 3 febbraio. Tanti e importanti i temi al centro della manifestazione in un Abruzzo che cresce meno di altre regioni ed è alle prese con ben 109 vertenze tuttora aperte in ogni angolo della regione, tra cui particolarmente delicate quelle della Honeywell e della Intex con migliaia di posti a rischio. Lanciano quasi un luogo simbolo, insomma c'è la Val di Sangro a pochi passi che con la Sevel è ancora il traino per il settore automotive del centro Italia. Dobbiamo però dire che abbiamo i dati, per esempio sugli ammortizzatori sociali, che ci dicono che nonostante l'intero Abruzzo ha visto una diminuzione degli ammortizzatori sociali, la provincia di Chieti continua a essere l'unica provincia che cresce sulla cassa integrazione e quindi questo ci dice che ci sono segnali importanti, l'ultimo è quello della Honeywell, di avere un'attenzione particolare per quelle che sono queste aree. Noi abbiamo una situazione nella quale sicuramente c'è stato un recupero nell'occupazione, ma è un recupero instabile, precario. Noi abbiamo necessità di dare stabilità al lavoro e all'occupazione dei nostri cittadini e abbiamo necessità anche di sbloccare situazioni di grande sofferenza, come quelle delle piccole e medie aziende artigiane, delle piccolissime aziende che sono il cuore pulsante dell'Abruzzo. Che 2018 vi aspettate? Noi speriamo positivo, saremo di pungolo alla Giunta per una politica industriale che punti alla concretezza. Dici Lanciano e pensi subito alla Honeywell, che è l'ultima delle vertenze, forse anche la più grande della Val di Sangro. Naturalmente, manifestazione a Lanciano, è una manifestazione importante promossa unitariamente da CGIL e CISL e UIL, perché le crisi industriali sono molte aperte nella regione, alcune sono drammaticamente precipitate come la Honeywell. Gli ammortizzatori sociali nella loro nuova configurazione non danno più una copertura adeguata alle lavoratrici e ai lavoratori. C'è il rischio che tanti lavoratori e tante lavoratrici rimangano senza lavoro, senza reddito e lontani dalla pensione. Quindi chiediamo che venga rivista tutta la normativa sugli ammortizzatori sociali. Se dovesse indicare la prima cosa da fare al governo regionale, qual è? È lo slogan della manifestazione: lavoro e sviluppo, lavoro di qualità e sviluppo di qualità.